Un sorriso interrotto, un biglietto portato da una hostess e quell'espressione del giudice Giovanni Falcone che si fa sempre più seria, pensierosa, intensa, distante. Un pizzino con presagi di morte e quello sguardo che cambia sul volto del magistrato in un documento che, rivisto a distanza di 25 anni, mette i brividi. Mancavano solo 11 giorni all'attentatuni. Il tritolo per Capaci era già partito quando, in un convegno sulla droga organizzato dalla DN Cronos a Roma, una mano anonima ricordava a Falcone che stava arrivando la sua ora. Una delle tante minacce che accompagnavano la vita del magistrato, una delle infinite promesse di morte che dal fallito attentato della Daura di 3 anni prima si erano fatte sempre più reali. Ma quel foglietto forse fu l'ultimo pizzino di morte, l'ultimo avvertimento, prima di quel boato che il 23 maggio 1990 sventrò l'autostrada uccidendo con Giovanni Falcone anche sua moglie Francesca Morvillo, i 3 agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo.